C'è una malattia in diffusione tra gli studenti. Adesso vi racconto una cosa. Stamattina mi ha scritto una ragazza, si chiama Valentina. Io apprezzo tantissimo quando mi scrivete per chiedermi come preparare un esame particolarmente grande se siete soprattutto in difficoltà e poi se i tempi stringono. E parlando con Valentina le chiedo un po' come stai studiando per questo esame gigantesco? E lei dice: beh, sto facendo degli schemi, poi sto facendo delle mappe, dallo schema tiro fuori la mappa, poi dalla mappa uso le tecniche di memoria per memorizzare la mappa stessa, però devo perfezionare come sto facendo lo schema perché poi mi vengono le mappe troppo incasinate, poi non riesco a usare la tecnica dei loci e le altre tecniche di memoria sulla mappa stessa perché i tempi sono troppo lunghi. Effettivamente le ho detto: guarda che è molto difficile studiare in questo modo utilizzando tutti questi passaggi e arrivare al risultato finale in tempi ottimali o perlomeno decenti. E lei a quel punto dice: ma io studio così. Allora, i consigli, ho capito che se li chiedete a chi vi dice di fare mappe, schemi e tecniche di memoria non vi rispondono e poi li chiedete a me, ma nel momento in cui vi dico che non è funzionale fare quel lavoro e voi tornate comunque a fare quel lavoro perché vi hanno detto di fare così, o scegliete di comprare un mega corso che vi promette di fare tutti questi passaggi, che vi porta a dare un esame in 5 giorni facendo tutti questi passaggi, oppure scegliete una serie di metodi di studio che funzionano davvero per voi, che potete sperimentare e che potete utilizzare quotidianamente nella vostra vita. Perché dico metodi di studio e perché dico adatti per voi? Perché dovete sceglierli momento per momento in base alle vostre caratteristiche. Se gli schemi non funzionano o per voi sono troppo lunghi, non li fate. Se le mappe mentali non funzionano perché per voi sono inconcepibile fare la raggiera tutta colorata, non utilizzatele. Se le tecniche di memoria non servono, come dicono gli psicologi cognitivisti, per studiare, ma solo per ricordare delle informazioni isolate e per studiare per gli esami universitari, per esempio, è necessario un altro tipo di attività che è principalmente basata sull'elaborazione. Beh, a un certo punto dobbiamo fare una scelta. O scelgo di usare le tecniche di memoria e provare a vedere come adattarle allo studio universitario con tutti i tempi lunghi e le difficoltà e la meccanicità e i fallimenti che ne derivano, oppure scelgo di fare per lo più elaborazione. Tutto quello che è tecnico, che è meccanico, che è strategico, non è fondato sulla realtà, perché la realtà non è né tecnica, né meccanica, né strategica. E quindi, anche per studiare all'università, dobbiamo impegnarci a rispettare le regole del reale. Altrimenti ci ritroviamo a fare un sacco di bellissimi schemi con frecce, colori, connettivi logici, eccetera, scrivere un sacco di roba su carta, poi alla fine abbiamo perso un sacco di tempo e ci ricordiamo poco niente. E per quello che dico da tempo di risparmiare tempo, sì, ma senza correre, di impegnarsi a scrivere se necessario, ma per lo più a fare a mente dopo l'elaborazione qualunque tipo di schema. Quindi prima si studia, prima si prova a rivedere a mente quello che si è studiato e poi forse si va a fare lo schema se è necessario veramente farlo, altrimenti non si fa neanche, perché potrebbe essere una perdita di tempo e il cervello potrebbe rifiutarsi addirittura di farlo. Vi viene una sensazione come di nausea, di fastidio all'idea di dover mettere su carta quelle cose, perché effettivamente sì, avete l'illusione che serva per fissare, però sentite che già dentro di voi avete fissato quello che era necessario attraverso l'elaborazione profonda delle informazioni. In genere, il metodo cosiddetto universitario, studiato all'università, è lungo e macchinoso per studiare e non garantisce i risultati che promette. Le mappe concettuali sono fatte per verificare che una persona abbia capito effettivamente la logica che sta dietro lo studio, non per studiare e per ricordare. Le mappe mentali si usano nel business, non negli studi universitari. Nello studio universitario sono solo un adattamento. Già il fatto di scrivere, io lo dico sempre, non è sbagliato, ma sicuramente una lungaggine, perché spesso si scrivono frasi intere, perché si scrivono le parole chiave, e questo già è sbagliatissimo, e poi si cerca di ripercorrere il discorso che stiamo cercando di ricordare, appunto saltando da una frase all'altra o da una parola chiave all'altra, cosa completamente inutile. Infine, quando io lascio totalmente il libro, inizio a fare mappe schemi, inizio a studiare, a ripetere completamente su quello, è vero che ho lasciato da parte il libro un'idea di aver sintetizzato, di aver capito
capito tutto, di avere tutto sotto controllo, però ho perso anche la complessità del libro, la profondità del libro, e quindi nel momento in cui il professore mi chiede qualcosa di un po' più profondo, io mi perdo perché non gli so dire più di quello che ho scritto sul mio cavolo di foglio pieno di parole chiave. Certo che tutti noi studenti abbiamo un valore inestimabile, il nostro tempo ha un valore inestimabile, e quindi l'università si prende un po' della nostra vita, ma questo è l'errore, vedere che l'università si sta prendendo e che non siamo noi che dall'università, dal tempo dell'università, stiamo prendendo le conoscenze che ci serviranno per tutta la vita, ce la stiamo costruendo nella vita, non facendo rubare. Dai metodi di studio seri, secondo me, bisogna tenere fuori la motivazione e la genericità. Uno, se è motivato già di suo, non c'ha bisogno di essere motivato da qualche guru esterno, e la genericità, siamo tutti diversi, siamo tutti speciali, abbiamo caratteristiche e esigenze diverse ciascuno di noi, e quindi dobbiamo trovare i nostri metodi di studio che vanno bene per noi e che ci danno i risultati, e questo significa che tutti i metodi di studio devono essere differenti, nonostante il fatto che ci siano comunque delle basi scientifiche comuni che funzionano sempre. E questo, come tutto, ci ricorda il valore inestimabile che le nostre caratteristiche, anche i nostri difetti che possono essere in qualche modo utilizzati e trasformati in pregi, tutte queste cose hanno un enorme valore per noi stessi, per lo studio che stiamo facendo, che deve essere il più approfondito possibile in funzione del nostro futuro professionale e della nostra vita. E se poi vuoi continuare a fare gli schemi a Fontana e le mappe mediatiche, continua a farle, però io non posso aiutarti.